Ciao ragazze, torno con un nuovo video per chiacchierare un po' e per spiegarvi a voce alcune cose su come procedo io per fare i miei progetti, perché diverse di voi mi hanno chiesto nei commenti di fare un video dove vi faccio vedere come faccio un progetto, come può essere questo. Per me fare un video mentre lo faccio è molto difficile. La prima motivazione è che il mio processo creativo, diciamo, è tutto inventato al momento, quindi a volte ci metto 20 minuti per fare un progetto, a volte ci metto 3 giorni, a volte faccio per 10 minuti, poi leggo un po', poi chiacchiero con un'amica, poi faccio da mangiare, poi mangio, faccio un sacco di cose, poi torno sul progetto perché magari vedo che non mi si sblocca l'ispirazione. E in più io non ho grandi doti di video editing, i video ve li pubblico così come li giro, senza tagli né niente. Perdonatemi quindi se ripeto magari 15 volte le stesse parole o se mi impapino tipo in questo momento, ma vedete Real Me, insomma, senza filtri, senza altro. Oggi ho fatto questo progetto e volevo parlarne con voi perché è un progetto che ho fatto per l'articolo di Coco Adesi. Io come design team di Coco Adesi ho anche, diciamo, degli obblighi che sono degli obblighi assolutamente piacevoli e ogni mese sono sul blog di Coco Adesi. Per il blog di solito preparo uno o più progetti e nell'articolo spiego come sono nati, cosa ho usato, cosa mi ha ispirato. Faccio questo video in italiano per voi perché il blog in inglese, anche se vi do l'anteprima che vorrei cominciare a tenere un blog in italiano in modo da essere accessibile più per noi, insomma, non madrelingua americane. Allora, questo è il progetto che ho fatto appunto per questo articolo. Dovete sapere che per ogni progetto, per l'articolo, c'è un tema, diciamo, da seguire. Il tema che mi riguarda questo mese era trasferire un progetto nato 12x12, cioè il formato 30,5x30,5, quello classico da scrapbooking, e farlo nel TN. Casomai nell'info box, se riesco, perché non so se sono in grado, vi metto la foto di ispirazione, se no comunque lo troverete sul mio account Instagram evi-passion. Vi lascio poi il link sotto dove mostrerò cosa mi ha ispirato e il risultato che voi vedete qui. Allora, questo layout praticamente era fatto tutto a quadrati di questo tipo e quindi ho copiato, diciamo, questa cosa e poi invece tutto il resto me lo sono inventato in base al mio gusto e a quello che è il progetto del mese. Il tema del mese di agosto di Cocoa è il cibo e quindi ho voluto anch'io fare un progetto inerente al cibo e al mangiare. Non è molto difficile, visto che mangiare insieme allo scrapbooking è una delle cose che mi piace di più e quindi, insomma, non è stato proprio uno sforzo biblico. Vi spiego un po' come ho proceduto, così se volete potete anche voi con il materiale che avete fare un progetto similare prendendo ispirazione. Io per prendere ispirazione, come vi ho detto, sono andata su Pinterest, ho messo progetti scrap e ho guardato un progetto che mi piacesse e quindi ho provato a copiarlo. Allora, la prima cosa che ho fatto è stato tagliare delle carte da scrapbooking di 5 centimetri di larghezza, 5x5. Io ho fatto con la taglierina, quindi ho tagliato della carta scrapbooking una striscia che poi ho diviso sempre per 5 centimetri. Questi sono gli avanzi. Le carte di Cocoa sono double face, quindi come vedete in questo progetto io per esempio ho usato questa sia nella versione rossa sia nella sua versione chiara. Per avere un risultato ottimale, secondo me, bisogna comunque scegliere una combinazione colori che non si non troppo, insomma, non troppo variopinta, cioè colori che comunque stiano bene insieme, quindi possono essere le carte di un kit di scrapbooking o potete farlo anche con delle carte, per esempio, monocolore, cioè alternare fantasia. Che ne so, qua al posto di questa poteva starci anche un effetto legno, una carta a righe. Diverse forme, ma non eccessive.
E poi cosa ho fatto? Ho distressato per un effetto un po' used, perché io non ho, mi sarebbe piaciuto avere la macchina a cucire per tipo cucire i bordini, ma non ce l'ho. E quindi ho usato questo attrezzino di Etimols, che basta passare in questa maniera qui, così, per fare un effetto usato. Lo stesso effetto lo potete usare, ottenere con un po' di pazienza con una forbice. Vi faccio vedere con la mia forbicina amatissima. Prendete la forbice di qualsiasi tipo, anche quelle da cucina, e fate questo lavoro qui. Vedete che l'effetto è praticamente lo stesso. Zero spesa, tanta resa. Una cosa utile da sapere. Io ho preso l'attrezzino in uno dei miei momenti di shopping selvaggio. Comunque ho distressato tutti questi bordini. Poi senza incollarli li ho appoggiati, quando ne avevo un numero sufficiente, per vedere la combinazione. Un consiglio che vi do: dopo aver trovato la combinazione perfetta, fategli una foto col telefonino, perché nel momento in cui poi li togliete per attaccarli, potreste dimenticarvi totalmente. A me è capitato una volta, di come è andata. Allora, quindi seconda fase. Prima ritaglio, faccio l'effetto usato, lo attacco, quindi ho creato proprio il layout e a questo punto ho cominciato a ragionare sul progetto. Allora, in un progetto generalmente io cerco di avere sempre un titolo, le foto, la data delle fo della foto o in questo caso delle foto. E poi una parte di didascalia. A volte nei miei progetti è evidente, quando non la vedete vuol dire che sono cose che ho raccontato private, sono nascoste, possono essere dietro la foto, dietro una card, non sempre per me sono evidenti, quindi queste tre cosine qui. In questo caso ho ragionato su quadrati e ho deciso di ottenere un quadrato per il discorso del titolo e tre quadrati con tre foto per quanto riguarda come fossero tre piccoli progetti a sé stanti con un titolo comune, in modo da ottenere, visto che i pezzettini erano dei quadratini piccoli, anche le foto piccoline, e di conseguenza sono andata avanti così. Come vi dico, è stata una decisione presa sul momento, quindi sarebbe difficile per me spiegarvi da cosa nasce. Guardo un po' la pagina, guardo magari foto che ho salvato come ispirazione e vado avanti in questa maniera qua. Prendo e sposto finché non mi piace l'effetto. Per quanto riguarda i decori, io ho usato dei die cuts già pronti, per esempio come questo qui di Coco Adesi, è un die cuts che nasce già così. Questo qui, questi qua sono die cuts infilati in questa taschina che ho creato. Non sono neanche attaccati, vedete? La taschina che ho creato l'ho creata con i post-it del mese. Praticamente questo blocchetto di post-it, intanto ho preso anche l'altro per farvi vedere cos'altro ci ho combinato. Nel kit Coco Adesi ci sono di solito due blocchetti, uno più grande e uno più piccolino, dentro da usare come post-it. Sono adesivi proprio come post-it da questo lato. E io in questo caso l'ho incollato qui con il lato del post-it, ho ritagliato intorno al quadrato, vi faccio vedere così, visto che ho tutto l'occorrente. Praticamente ho posizionato così, poi ho girato con la mia amata forbice, ho ritagliato in questa maniera qui. Qua ho visto che mi piaceva l'effetto, questo qui poi alla fine si stacca perché i post-it, come sappiamo tutti, non tengono. Invece, per farla fermare, ho incollato questa parte qui e ho creato questa taschina dove poi ho infilato i die cuts. Molto semplice, insomma, con questo blocchetto di post-it che è sempre eterno, quindi non riesco mai a finirli. Provo a fare anche delle cose diverse. Sempre come blocchetto ho utilizzato anche questo, che è sempre un blocchetto adesivo, vedete? Con questo qui ho fatto due cose diverse. Allora, la parte qui l'ho ritagliata qua ci è voluto un pochino di pazienza per questa parte, vedete? L'ho ritagliata secondo il bordo qui con la forbicina, anche se non viene perfetto, non importa, l'importante è comunque più o meno seguire le righe, e l'ho appiccicato qua sopra, vedete che per avere la didascalia, mentre invece la parte che mi è avanzata, questa l'ho usata qui sotto,
vi avvicino il progetto se riesco. Vediamo se si vede meglio. Lo riconoscete adesso? Eccolo qua. E poi ci ho messo sopra un die cut. Qua ho pinzato con una normale pinzatrice con i punti metallici, niente di, per dare un po' un effetto non solo tutto incollato, ma anche fissato in maniera diversa. E qua vedete, vi avvicino già che scusate, che ho toccato il portatelefono con il quale giro i video. Vi faccio fare la carrellata anche della famosa taschina post-it e quant'altro. Questo per darvi delle idee del materiale che potete usare, diciamo che io reinvento in base al mio gusto e faccio un po' come mi pare. Per esempio, non so se anche a voi capita, io ho tantissime card, queste sono le card del mese di agosto, appunto di Coco Adesi, non riesco a utilizzarle tutte, io faccio giusto un progetto di Project Life al mese come gusto personale, le uso tanto nel TN, ritagliatele senza pietà per fare altro. Perché tanto comunque le conserviamo, ma poi non le usiamo mai, diciamocelo schiettamente. Io in questo caso ho ritagliato questa parte, che era una card qui in angolo. Non so se si nota, vedete che è proprio la sua. L'ho distressato e poi nell'angolino, prima di appiccicare il tutto, mi raccomando, prima di appiccicare il tutto, ho preso degli sticker a rombi, li ho sovrapposti. E poi ho ritagliato dietro il disavanzo, cioè, beh, qua non si vede, purtroppo, come vi dicevo, io non ci penso di farvi vedere queste cose prima di incollare il tutto, in modo da non avere una cosa buttata in mezzo, ma proprio un angolino così dedicato, insomma. Potete farlo se non avete questi sticker, con qualsiasi tipo di forma di sticker potreste anche mettere il tondo, potete creare dei rombini voi con del materiale, insomma, non serve avere per forza questo kit, però devo essere sincera, avere un kit come questo che ti dà tutto nei colori coordinati e quant'altro aiuta molto nei progetti. Io consiglio sempre di acquistare magari meno materiale misto, soprattutto agli inizi che si fa fatica a capire come abbinare, ma piuttosto acquistare dei kit con carte die cuts, carte e sticker, in modo da avere tutto il materiale di quel tema vicino quando si fa un progetto e viene molto molto più facile riuscire ad abbinare le cose in maniera coerente. Visto che ho già in mano gli sticker, vi faccio vedere anche come ho usato questi. Eccoli qua, sono dei sticker tondi, vedete, con la data, però io li ho ritagliati con le forbici e come vedete li ho ritagliati a mezzaluna, quindi la mezzaluna di quello rosso è qui, l'altra metà è qui, metà verde qui. Questo invece l'ho incollato intero. Adesso ve li faccio vedere tutti da vicino. Vi riavvicino il progetto, quindi metà tutto intero incollato sotto la foto, altra metà. Altra metà. Sono sempre dei piccoli trucchi che ho imparato col tempo. Una volta utilizzavo le cose solo come le vedevo, quindi se era tondo, tondo attaccavo. Adesso invece mi diverto di più a ritagliare, diciamo, a sperimentare anche il discorso dei post-it che vi dicevo. A volte funziona, a volte non funziona. Logicamente si vedono solo in foto le cose che funzionano, ma fra tante cose che ho ritagliato, tante le ho anche buttate. Però se non si prova, il materiale lì comunque alla fine rimane, quindi a questo punto secondo me conviene utilizzarlo e fare dei tentativi, anche perché a mano, a forza di fare tentativi, si impara sempre meglio a fare. E qua, vabbè, il resto non ci sono trucchi, sono un po' di die cuts aggiunti in base per dare un po' di proporzioni. E anche qui il die cuts è in rilievo col biadesivo per dare un po' di profondità. Ve lo faccio vedere che appunto non è piatto. La scritta fa parte di quei puffy sticker tipo in gomma crepla che sono già nel kit di Cocoa, quindi ho solo unito le due parole per creare una cosa coerente e un cuoricino molto molto semplice.
E anche come materiale utilizzato, quello che vi dicevo, comprate piuttosto kit di sticker di materiale di carta per provare a ritagliare, perché invece di materiale utile ho usato per fare un progetto come questo pochissime cose. La taglierina, che è una cosa che vi sconsiglio, che vi consiglio, scusatemi, assolutamente, è il mio attrezzo fondamentale. Io ho una Fiskars 30x30. Ce l'ho da tantissimo, è una delle prime cose che ho acquistato e non potrei mai vivere senza. Quindi taglierina per me fondamentale. Poi uso una forbicina piccolina a punta che mi permette di tagliare. Anche questa ce l'ho da tanto, quindi una volta acquistata 8-10 euro. Queste qua un po' buone, anti-stick, che vuol dire che non si attaccano le cose adesive facilmente. Quindi taglierina, forbicina. Come abbiamo visto, il distresser non è un fondamentale. Se vi capita di acquistarlo, se no la forbicina va benissimo. Poi per questo progetto ho utilizzato un buon tampone nero che è fondamentale perché un buon tampone vi risolve tutte le sbavature, i problemi con le timbrate. Io ho scelto questa marca, ce ne sono tante altre. Ho scelto questa perché permette anche di acquarellare senza che sbavi il nero. Quindi utilizzo sempre questo, devo averlo aperto qualcosa come 6, 7, 8 mesi fa, continuo a utilizzarlo, quindi non è una spesa che finisce a breve termine, visto anche quanto timbro io. Poi ho utilizzato un timbro Data, questo è di Coco Adesi, voi potete utilizzare un qualsiasi timbro Data di questi qua girevoli, secondo me anche questo è un fondamentale, quindi timbro Data. Poi io utilizzo una pinzetta che ho preso al supermercato, proprio di quelle pinzette a scopo estetico. Uso la pinzetta per posizionare gli sticker prima che si attacchino in maniera sbagliata. Quindi vi faccio un esempio: se questo fosse un sticker, io lo prendo, lo posiziono se mi piace l'effetto e a quel punto lo attacco. La pinzetta è assolutamente fondamentale secondo me per mettere i titoli, quelli lettera per lettera, gli alfa sticker, perché permette proprio di posizionarli in maniera egregia. Poi una cosa che utilizzo è un pennarello nero, uso questo qua della Tombow perché ha la punta strettina con cui posso scrivere didascalie oppure fare questo effetto, vedete, contornato. E soprattutto perché dall'altra parte con la punta larga posso fare delle scritte più belle oppure colorare i timbri quando non mi si timbrano bene. Così, trucco. E quindi con una cosa ne faccio due. E poi utilizzo le colle di diverso tipo. Dopo ampissima selezione e prova, utilizzo tre cose principali. Io metto le marche che ho qui in casa, voi potete utilizzare tranquillamente altre marche e le cose che utilizzo sono il biadesivo, io compro questi pretagliati, li trovate anche a strisce, pretagliati più piccoli, il primo che mi è capitato, io li prendo grandi e se ne sono troppo grandi li taglio a metà per dare spessore e tridimensionalità ai progetti. Per la carta utilizzo una colla stick classicissima. Mi trovo bene con questa, la Faber-Castell, costa poco, dura tanto, non si indurisce, ormai insomma è stra usata, l'ho acquistata quasi un anno fa e non si è ancora seccata nonostante il maltrattamento a cui la sottopongo. Per le fotografie invece utilizzo una colla a rullo, io mi trovo bene benissimo con questa marca Lebetz perché costa meno della Prit, visto che ne utilizzo una grande quantità e non mi crea mai problemi di rotolini che si appiccicano, si incastrano, ha la sua puntina per preservare la colla così e via. E questa qui la utilizzo per le foto perché mi trovo meglio attaccarle con questo rispetto alla Prit, tengono veramente di più col discorso che sono lucide anche dietro. Penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere se è veramente un video utile, cioè se vi serve a qualcosa. A me è piaciuto spiegarvi il progetto in modo da darvi magari delle idee, delle dritte anche di materiali, però insomma è il vostro feedback quello che mi interessa veramente di più. Un bacione ragazze, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata e buona creatività a tutte.